tutti, bentornati. Oggi, come potete vedere, sono struccata perché ci trucchiamo insieme, in quanto voglio mostrarvi un po' di prodotti novità che in realtà vi ho mostrato quando mi sono arrivati, quando li ho acquistati, ma non sapete bene quello che penso, anche perché li sto testando da qualche settimana e quindi voglio dirvi anche come cosa ne penso, come si comportano secondo me sulla mia pelle e andiamoli a vedere appunto più nel dettaglio. Partiamo subito da questo primer, che è un primer di Laura Mercier. Questo è un primer diciamo consigliato per chi ha la pelle mista grassa, in quanto mantiene il trucco opaco più a lungo. A me sta piacendo tanto perché è un primer anche levigante, riduce molto le imperfezioni della pelle, soprattutto se soffrite di pelle, cioè se avete problemi di grana della pelle. Questo prodotto riesce appunto ad avere, diciamo, a darvi un effetto pelle più liscia. Infatti, una volta applicato, io noto la pelle completamente liscia, quasi velluto. È un effetto proprio di questo primer. Come correttore applico questo qui di Clinique, che è uno dei nuovi, il nuovo correttore di Clinique, è l'Even Better, che tra l'altro non vi ho mostrato quando l'ho acquistato questa particolarità, in quanto ha questa spugnetta molto utile e da applicare il correttore. È comoda soprattutto. Questo correttore non mi sembra male, lo sto utilizzando diciamo ogni giorno. Mi piace perché è molto leggero, non va per niente nelle pieghe e per questo motivo appunto mi sta piacendo. Mi piace molto la consistenza, il finish del prodotto e ha una copertura medio-alta, diciamo che si può modulare, cioè se volete avere un effetto un po' più coprente, magari dovete fare più passate, però io lo trovo valido, mi piace tanto anche perché la formulazione, essendo molto poco cremoso, cioè il finish è molto sottile, non va nelle pieghe, il che per me è fondamentale, quindi lo trovo un buon correttore. Chiaramente potete applicarlo sia con questo applicatore del correttore stesso, ma anche con qualsiasi, con le mani, con la spugnetta, con un pennello, come vi pare, come magari vi trovate meglio voi. Io lo sto utilizzando anche perché voglio vedere se effettivamente è utile come concetto oppure no. Io lo sto utilizzando, infatti si vede anche dalla spugnetta, che è abbastanza sporca. E quindi mi sta piacendo anche questo tipo di applicazione. Passiamo adesso al fondotinta. Qui casca l'asino perché vi ho già mostrato questo fondotinta, del fondotinta di Urban Decay, lo Stay Naked, che mi piace un sacco, se non fosse per il colore, che è super super chiaro per me, è davvero di una tonalità molto chiara. Io per sbaglio ho acquistato la colorazione 11NN, quindi per diciamo le carnagioni né troppo rosate né troppo gialle, quindi neutre. Il problema è che è troppo chiaro, avrei dovuto prendere forse il 30NN, purtroppo, tanto che lo sto utilizzando applicandolo assieme ad un altro fondotinta perché è molto chiaro, però in sé per sé il fondotinta io l'ho anche provato da solo perché volevo vedere appunto il finish e come fosse. Il fondotinta è molto molto valido perché è leggerissimo, si stende facilmente, avete un effetto naturale ma allo stesso tempo coprente. Per diciamo neutralizzare il colore ci applico questo qui di Too Faced ed è il Born This Way. In realtà questo qui è un correttore che io però utilizzo, anzi d'estate, l'ho utilizzato anche come fondo perché trovo sia valido anche come fondo. Io lo sto utilizzando in questo modo perché insomma è troppo 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 chiaro per me quello di Urban Decay, ma lo voglio utilizzare, tanto che stavo pensando di acquistare una colorazione un po' più scura per poterlo utilizzare insieme, anche più scura della mia, per diciamo non lasciarlo così sprecato questo qui. Mi dispiace tanto, tra l'altro non lucida mai. Anche senza primer, io lo applico anche senza primer perché non utilizzo il primer ogni giorno. Quando acquisto i fondotinta, i prodotti viso, quindi fondotinta, correttori,
raramente sbaglio colorazione, questa volta invece ho proprio cannato completamente la colorazione, infatti mi ha preso malissimo, ci sono rimasta molto molto male, però lo sto applicando in questo modo, con un correttore, con un fondotinta un bel po' più scuro. Ho dimenticato di applicare il prodotto labbra, per rimpolpare un po' le labbra e per idratarle ci applichiamo il Viper Lip Plumper di Nabla, anche di questo vi ho parlato e vi ho fatto un video apposito quando l'ho acquistato, ed era la prima applicazione che facevo, però ho capito come utilizzarlo e il segreto secondo me è applicare davvero pochissimo prodotto, anche perché l'effetto un po' volume ve lo dona comunque, quindi non serve applicare tanto prodotto, anche perché vi darebbe soltanto fastidio e quindi non lo applichereste più. Quindi con una goccettina davvero, anche con il residuo che si viene a creare con l'applicazione precedente, potete tranquillamente utilizzarlo. Infatti faccio spesso così, l'applicatore è molto comodo, è in silicone, mi piace tanto. Andiamo adesso di cipria e io come sempre ci applico questa qui di Nabla, che è tra le mie cipre preferite e trovo che sia top, infatti c'è un solco enorme, perché la applico sempre, da quando l'ho scoperta, da quando l'ho acquistata, è la mia cipria preferita compatta. Sapete che io ho un debole per le cipre minerali in polvere, però questa qui davvero mi piace, pur essendo una cipria compatta. Per quanto riguarda le sopracciglia invece, applichiamo questa matita qui di Benefit, che è la Goof Proof Brow Pencil. Mi piace tanto perché la mina ha una forma tale da andare a disegnare con precisione le sopracciglia. Il colore, per fortuna, è il mio colore, non ho sbagliato. Io ho preso la 04, dovrebbe essere, e tra le colorazioni più scure, comunque sì, dovrebbe essere. Non c'è scritto qui, ma mi sembra strano. No, non c'è scritto. Comunque sì, la 04 sicuramente. Me lo ricordo. Comunque se volete accertarvi, nel video acquisti Sephora, nell'ultimo haul Sephora, lo mostro e vi dico anche con precisione la colorazione. È semplicissimo ad applicare, non vi ruba molto tempo per le sopracciglia, quindi io ve la consiglio, è un prodotto stra valido. Spero solo che la mina non mi deluda e che la matita non finisca troppo in fretta, infatti non è molto lunga la mina. Io ho notato dalle prime applicazioni già, per fortuna, non è molto morbida come mina, ciò significa che potrebbe durare un po' più a lungo rispetto a quelle matite che sono molto morbide e che dopo pochissime applicazioni è terminata, quindi speriamo bene. Per adesso questo acquisto per me è ok, sono soddisfatta, non me ne sono pentita. Adesso applichiamo anche una cipria illuminante, anche di questa vi ho parlato nei preferiti, ed è questa qui di Hourglass, è la Ambient, la Dim Light. Io la applico nelle zone in cui voglio illuminare un po' di più l'incarnato e magari la applico sempre come fissante, però magari la applico sugli zigomi, la applico qui e magari anche sul mento, perché trovo che quando applico questa cipria in quelle zone che insomma in cui la vado ad applicare, mi piace che ho questo effetto un po' più illuminante. Passiamo adesso alla terra. Come terra, anche questa qui è adesso diventata la mia preferita in assoluto, è la terra di Nabla, la Skin Bronzing Soft Revenge. Vi ho già fatto vedere il solco che ha questo prodotto, la utilizzo tutti i giorni. Mi piace tanto la polvere, mi piace che non è molto scura, ma allo stesso tempo è molto sfumabile e modulabile. Mi piace appunto il colore, mi piace la polvere per questo motivo. È semplice da applicare, non vi fa le macchie, è davvero fantastica. Infatti questo è uno dei quei prodotti che sicuramente io riacquisterò. E adesso sto utilizzando soltanto lei, per dirvi quanto mi piace, tanto che lo potete notare benissimo dal solco. Vado prevalentemente sui contorni del viso per definirlo un po' di più. Mi piace tra l'altro che sia una colorazione fredda, anche perché non è facile trovare terre davvero fredde, magari
Molte vengono spacciate per terre fredde, ma in realtà non lo sono. Questa qui posso garantirvi che è una terra fredda. Passiamo adesso al blush. In realtà ero indecisa tra questi due. Tra questo qui di Nabla, che vi ho già mostrato, in realtà ve l'ho anche mostrato applicato, che è bellissimo. Quando l'ho acquistato ho fatto con voi la prima applicazione, ed è lo Skin Glazing Adults Only, di questo colore fantastico. Però visto che ve l'ho già mostrato, vi mostro questo qui di Bella Pierre, che è un blush che sto utilizzando davvero tanto, ed è un blush in polvere. Il mio è la colorazione Marsala, se non ricordo male. Sì, Mineral Blush Amaretto. Quest'estate l'ho utilizzato tantissimo, mi piace tanto il colore perché è molto discreto, è un colore particolare perché ha anche un po' di marroncino, diciamo è un blush tendente al nudo, non è né troppo fucsia né troppo rosato, ma dona comunque agli zigomi un bel colorito, proprio una via di mezzo. Un illuminante che ci tengo a mostrarvi perché mi sta piacendo tanto è questo qui di La Masca, ed è il Behind Powder. È un illuminante che ho trovato all'interno di una box di Look Fantastic, mi piace tantissimo perché non è molto, non è esagerato come illuminante. La colorazione è bellissima perché praticamente è questo champagne, non è neanche dorato, e mi piace molto di più magari quelli dorati, non mi fanno impazzire perché magari sono anche un po' troppo esagerati. È bello l'effetto illuminato, cioè l'effetto illuminante che dona, e che io preferisco, non amo molto l'effetto super luce sugli occhi, il che insomma me lo sta facendo praticamente amare. Io lo applico anche sulle labbra, sull'arco di Cupido. Non so se dalla telecamera riuscite a percepirlo, però a me piace proprio perché è discreto, appunto giusto, ma con gli effetti della luce, con il cambio delle luci, si vede. Chiaramente questo qui vuole essere un trucco come se dovessi andare al supermercato, ecco. Quindi semplice, basic, come mi truccherei io. Quindi base, fatta più o meno bene, eyeliner, prodotto labbra, anche se non sto utilizzando prodotto labbra, però in casa lo utilizziamo. Ci applico però prima il mio amatissimo eyeliner di Fenty Beauty, che è il mio eyeliner preferito insieme a quello di Nabla, che è praticamente identico secondo me. Purtroppo questo prodotto è giunto quasi al termine e si vede. Ultimamente mi capita di dover fare più passate su uno stesso punto perché mi lascia un po' di vuoti, ce l'ho da davvero tantissimi mesi, non lo so, forse non dico un anno, però davvero da tanto tanto tanto, e l'ho utilizzato quasi tutti i giorni, quindi durata lunghissima. Devo capire se riacquistare lui o quello di Nabla, ora vediamo un po' che cosa mi dice la testa, il mio istinto. Adesso passiamo invece al mascara. Come mascara voglio applicare questo qui di Yves Saint Laurent, che con l'acquisto che ho fatto da Sephora con l'ultimo haul, infatti ve l'ho mostrato, mi hanno dato in omaggio questo prodotto, e la matita per occhi, sempre di Yves Saint Laurent. Lui è il mascara volume Effect False, lo sto utilizzando da qualche giorno. È un mascara discreto, cioè se volete l'effetto super volume, super ciglia lunghe, non è quel tipo di mascara. Se vi piace l'effetto ciglia districate, lui è proprio quel tipo di mascara. Lo scovolino è classico, infatti, se vedete, è anche abbastanza sottile. E non ha, per fortuna, non è molto cremoso, quindi non fa molti grumi. Però se andate e insistete con diverse applicazioni, potete avere un effetto ciglia molto più lunghe. Io, come sapete, non ho le ciglia molto lunghe, però andando ad insistere un po' potete ottenere una lunghezza, diciamo, discreta delle vostre ciglia. Io faccio circa 3 o 4 passate, devo esservi sincera. Ci sono secondo me, dei mascara che con 2 o 3 passate avete l'effetto già magari volume, lunghezza. Lui secondo me, magari anche perché è l'inizio, ci ho fatto 2 o 3 applicazioni. Di solito i mascara, a parer mio, danno il loro meglio dopo qualche settimana, perché magari il prodotto si deve assettare un po', quindi secondo me è anche per quello. Io infatti i mascara li apprezzo mai da subito, ma a distanza di tempo, di qualche settimana. Lui secondo me è proprio uno di quei mascara che viene apprezzato magari
dopo diversi utilizzi, dopo diverse applicazioni. Passiamo adesso al prodotto labbra, anche se dopo averle rimpolpate per bene è venuto fuori proprio, diciamo, il mio colore delle labbra naturale, un po' più pigmentato. Infatti mi piace tanto perché dona proprio un bel colore alle labbra, essendoci all'interno dei prodotti che vanno a stimolare molto, tipo anche dovrebbe esserci del peperoncino che va a dare quella sensazione di bruciore, le va anche a pigmentare un pochettino. Però ci applichiamo, visto che siamo in casa, possiamo permetterci di applicare un prodotto labbra, e ci applichiamo questo qui di Saint Laurent, che è una tinta labbra. Questa qui, la colorazione 407, sì, ed è una semplice tinta labbra con l'applicatore da tinta labbra. Vi dico già che questo prodotto al di sotto delle mascherine non va bene, perché non si fissa, non resta opaco. Se indossate la mascherina sicuramente lascerà l'impronta. Quindi se dovete stare a casa o vi dovete affacciare al balcone, la potete applicare. Il colore, come potete vedere, è molto bello, a me piace tanto perché è una via di mezzo tra un rosato e una punta di marroncino, e mi piace un sacco. L'effetto è molto, come vedete, molto lucido, molto cremoso, proprio a tinta. Resta sempre così, quindi se dovete mangiare, se volete un effetto opaco, non fa per voi, però a me ultimamente piace molto questo effetto un po' più gloss, un po' più glossato, diciamo così, e soprattutto se avete le labbra un po' più rimpolpate come ho fatto io. E nulla, questo era quello che volevo mostrarvi. Ditemi che ne pensate, io sono molto dispiaciuta per il fondotinta, ditemi un po' come potrei fare per sistemare il tutto, però la mia idea è quella che vi ho detto prima. E nulla, io vi mando un bacio come sempre, spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto, magari mettetemi un like e scrivetemi magari nei commenti cosa ne pensate. E nulla, come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!